Ciao a tutti! Oggi vi mostro come preparo la pagnottina di pane senza glutine al grano saraceno, gustosa e croccante. Per prima cosa faccio sciogliere 5 g di lievito di birra secco con un goccio d'acqua. In tutto serviranno 280 ml di acqua tiepida. In alternativa al lievito secco va benissimo 10 g di lievito di birra fresco. Ora vado ad aggiungere 280 g di farina per pane Farmo Fibrepan e 40 g di farina di grano saraceno senza glutine della Nutri-Free. In alternativa alla farina Farmo va benissimo la Nutri-Free per pane oppure la Caputo. Continuo ad aggiungere un po' per volta l'acqua e mescolo sempre con il cucchiaio. Le farine che ho usato io sono farine senza glutine. Se non siete celiaci e volete preparare anche voi una pagnottina di pane rustica al grano saraceno, potete utilizzare la farina che usate di solito per il pane e la pizza, però in quel caso bisogna diminuire le dosi dell'acqua. Dovete un po' regolarvi voi. Aggiungo anche una presa di sale e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. A questo punto preferisco continuare a impastare con le mani. Questa volta non ho usato i guanti perché sinceramente non li sopporto e non riesco a sentire il contatto dell'impasto, quindi questa volta è andata così. Copro l'impasto con la pellicola e lo lascio lievitare nel forno spento con la lucina accesa per circa 3 ore o comunque fino al raddoppio. A dopo! Sono trascorse 3 ore, vado a infarinare con farina di mais e riso la mia spianatoia. Dispongo l'impasto sulla spianatoia, lo schiaccio un po' leggermente con le mani e do delle piccole pieghe di rinforzo. E ora con molta delicatezza do la forma di un filone o di una pagnottina, come preferite. Cercate di arrotondarlo il più possibile e schiacciatelo leggermente. Sistemo la pagnottina di pane sulla placca del forno che ho già rivestito di carta da forno.
e sopra la vado a incidere. Vado a spolverare la pagnottina con della farina di mais e riso, copro con un canovaccio e la lascio lievitare per un'ora. La pagnottina di pane è ben lievitata, ora la vado a spennellare con un po' di olio extravergine d'oliva. Questo è il trucchetto per farla venire ben dorata. E a questo punto vado a infornare la pagnottina di pane in forno caldo preriscaldato a 220 gradi per i primi 15 minuti, poi abbasso la temperatura a 200 gradi e la faccio cuocere per altri 30 minuti. Ed eccolo qui, l'ho lasciata raffreddare, ora vi faccio vedere come va. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, un bacione a tutti dalla vostra Miri, ciao!